L'emergenza Covid ci ha fatto capire un sacco di cose, siamo stati costretti, e lo siamo anche noi, al distanziamento sociale. Il 14 settembre riaprono le scuole e i nostri figli dovranno adattarsi a spazi completamente diversi e le scuole dovranno, come dire, adeguarsi. Sì, in realtà non è così scontato che debba essere una questione traumatica, nel senso che, per esempio, io sto lavorando anche al tavolo unlock del comune di Milano per la riapertura delle scuole e stiamo proprio facendo uscire un abaco che consentirà ai dirigenti scolastici di verificare come all'interno pur delle misure, diciamo, di distanziamento, quindi di sicurezza che sono state previste, sia possibile immaginare delle configurazioni delle aule che consentano ancora una didattica innovativa. Questa è una questione abbastanza nuova. Abbiamo visto girare sempre schemi, diciamo, di confinamento con plexiglass, con cerchi di plastica verde, con file di banchi, di didattica frontale ottocentesca. Questa non è l'unica alternativa. Vi sono schemi che consentono ancora il lavoro di gruppo, il dibattito, eccetera, pur all'interno delle aule con le dimensioni che hanno, piuttosto che invece certe estensioni nel corridoio, quindi di nuovo praticare delle forme di didattiche innovative, usare degli spazi che normalmente non sono usati per la didattica, ma di cui le scuole hanno a disposizione. E quindi la questione non è solo, diciamo, della difficoltà e di poca resilienza degli edifici scolastici, questo è sicuro, perché sono edifici, come dire, che soffrono di spazi che sono già costretti, ma anche del coraggio, purtroppo, dei dirigenti e chi deve autorizzare le configurazioni di prendersi la responsabilità di aver voglia di mettersi in gioco. Noi abbiamo proposto, per esempio, delle configurazioni, abbiamo proposto che i banchi vengano fissati con dei nastri colorati, un colore per ogni configurazione, così che sia possibile nel corso dell'anno, perché non sappiamo quanto durerà questa situazione, magari pensare che in certi momenti del mese, della giornata, della settimana, i banchi si possano mettere in configurazioni diverse. Può essere un gioco a cui possono partecipare i bambini, i genitori, eccetera. E quindi, diciamo, si può immaginare una scuola diversa pur all'interno della situazione presente. Senti, bisogna ripartire. Il tema di oggi è proprio quello della ripartenza vera e reale. Ci sono ancora molte titubanze, molte paure, però i nostri figli a scuola ci devono tornare. Devono, perché credo che sia chiaro a tutti, anche a chi non lo fosse stato prima, che la scuola non è solo una metodologia didattica, non è solo un apprendimento di nozioni, ma è un luogo fisico dove, come dire, in qualche modo si pongono in rappresentazioni facciamo esperienza di relazioni che sono cognitive, che sono affettive, che sono emozionali e non possono essere surrogate dall'insegnamento a distanza garantito dalle tecnologie.